Aggiornamento del diario di bordo dopo domenica scorsa. L'avversario è forte, mamma se è forte. Quando si è uniti come un pugno si può superare ogni difficoltà. La leadership e la voglia di vincere non si comprano, si brandiscono. Se è stato duro il primo episodio, il secondo si preannuncia marmoreo. Un cordiale buonasera da Jacopo Bertone e Filippo Arduino. Dal Pala Ruffini di Torino vanno in scena le semifinali dei playoff di Serie B, gara 2, Almag, PMS, Moncalieri contro Balturcento. Sarà 2-0 o 1-1? La parola ai prossimi 40 minuti di grande basket. Andiamo subito a presentare i roster a disposizione dei due allenatori quest'oggi. Per gli ospiti, con il numero 6 Adrian Chiera, 7 Andre House, 11 Bedetti, 15 Benfatto, 16 Pignatti, 18 Sabatino, 22 D'Alessandro, 24 Brighi, 25 Botteghi, 67 Caroldi. Rispondono i padroni di casa con il numero 8 Leone Gioria, 9 Agbogan, 10 Tassone, 11 Coviello, 12 Merletto, 14 Treyer, 16 Smorto, 18 Cattapan, 20 Franz Conti, il capitano. E con il numero 55 c'è Giorgio Di Bonaventura. Gli arbitri di questa match saranno Barbieri e Barilani. Filippo Arduino, siamo all'alba di una gara 2 che si preannuncia assolutamente più tosta rispetto alla prima, una prima che è stata vinta dalla PMS innegabilmente, direi, per la percentuale al tiro da 3 punti, 39% contro solo 8%. I biancorossi però oggi, come dire, promettono di fare molto meglio in questo particolare e non solo. Sicuramente cercheranno di aggiustare la mira dalla lunga distanza. Bisogna anche dire che probabilmente una parte del merito di quella percentuale sta anche nella grande difesa, nella grande attenzione dei ragazzi di Pansa, che sicuramente rispetto a gara 1 cercheranno di alzare, se è possibile, ancora di più l'intensità difensiva, proprio per evitare una sconfitta che pareggerebbe la serie. Stanno entrando in campo i quintetti PMS, che schiera i soliti sostanzialmente: Di Bonaventura, Cattapan, Coviello, Merletto e Allen Agbogan. Risponde coach Benedetto, una scelta interessante perché ci sono Benfatto, Pignatti, Caroldi, Chiera e poi soprattutto D'Alessandro. Lorenzo D'Alessandro aveva giocato solamente 4 minuti e 52 secondi in gara 1, al pari di Maurizio Tassone, catturando due rimbalzi, e quest'oggi parte in quintetto. Il primo aggiustamento della serata è evidentemente questo. Siamo pronti, la palla 2 sta per andare in scena. Se la giudica la PMS, tocca Cattapan, controlla Di Bonaventura, imposta Daniele Merletto. Agbogan gli riconsegna immediatamente il pallone, che poi gira nell'attacco della PMS. Cattapan si fa vedere, riceve adesso il pallone, lo restituisce ad Allen Agbogan, che va in palleggio, arresto, tiro pulitissimo. Allen, ormai siamo senza parole. Che dire, ormai è veramente automatico da quella distanza. Non è un caso che la sua crescita lo abbia portato in quintetto. Raddoppiato ben fatto, smista poi per il tiro da fuori di Pignatti, peraltro da 3 punti non ce l'aveva fatto vedere in gara 1, ci aveva fatto vedere tante altre cose, evidentemente ha voluto mettere subito le cose in chiaro in questo inizio di secondo episodio. Agbogan trova Coviello dalla punta, che va al tiro da 3 punti, un po' forzato devo dire, parte la transizione degli ospiti, ancora Pignatti che subito va a riaffermare quanto di buono ha fatto vedere in gara 1, una gara 1 che per lui è stata senza dubbio stellare, uno dei migliori realizzatori di Benedetto, uno degli ultimi ad arrendersi in generale. PMS sotto di 3 punti, risponde Merletto dentro e fuori, la sua tripla di Bonaventura, vorrebbe il rimbalzo, non riesce a catturarlo. Chiera scatta senza pietà verso il canestro della PMS, fallo, tiro libero supplementare in arrivo, 7-2, PMS non pervenuta. No, bisogna anche che ci sia un po' di attenzione e di pazienza da parte di magari quei giocatori che non hanno giocato una gara 1 spettacolare. La voglia di cercare di mettersi nella serie può portare a forzature, e Coviello non dovrebbe cercare di cadere in questo errore.
Intanto due possessi pieni di distanza per la Baltur, che adesso si difende. È Agbogan a impostare, si fa aiutare dal blocco di Cattapan, che poi trova nell'angolo di Bonaventura, che prova a battere da Alessandro, ce la fa. Il pallone però gli esce, rimbalzo per 100 e Caroldi in attacco. Si fa aiutare anche dal blocco di Benfatto, che prova a ricevere, però arriva Riccardo Cattapan, bravo qui in sede di anticipo difensivo, direi. Sarà una rimessa in zona offensiva sotto gli occhi di coach Benedetto, visibilmente teso, visibilmente concentrato. Riceve con troppa facilità Benfatto, che però sbaglia un calcio di rigore, e allora riparte Merletto, PMS con chance di rimettere punti sul tabellone. Trovato Di Bonaventura, o meglio tentativo di trovare Di Bonaventura, che non si concretizza. Si concretizza invece l'arrivo dei tifosi di Cento, che si fanno subito sentire questa sera al Palaruffini. Caroldi, Berletto prova a rubargli il pallone, resiste l'esperto giocatore veneziano, non riesce però ad evitare il secondo assalto del numero 12 di Moncalieri, che va a depositare il pallone a lato. Ci sarà quindi un altro possesso, 16 secondi per tirare per i biancorossi. Merletto vorrebbe rubare anche questa, però concede spazio a Caroldi col suo movimento, chiude il palleggio il numero 67, chiude l'azione nel migliore dei modi, 10-2. Te lo ripeto, dov'è la PMS? Speriamo si accenda presto, perché se no, se continua così, si fa dura poi recuperare un parziale del genere. Coviello intanto scarica fuori per Di Bonaventura, cerca la penetrazione centrale, numero 55, forse subisce fallo, non se ne avvede l'arbitro, tappi di Cattapan e finalmente due punti per la PMS. Zingarata autentica dell'uomo che risponde al nome di Dibo, e lesto Cattapan sotto le plance, importante per lui, in chiave psicologica e non solo, tripla, piedi per terra per Chiera, che riesce così a fare già meglio rispetto alla sua gara 1 in cui non aveva effettuato neanche un tiro dal campo. 0 su 6 per lui, 1 su 1 da 3 punti questa sera, 12-4. Di Bonaventura deve rispondere in qualche modo, trova Allen Agbogan nell'angolo, pallone che è stato però sporcato, e quindi rimessa in zona offensiva per la PMS, che in questo momento viene sostenuta anche dal suo pubblico, che con tamburi e applausi prova a far uscire da questo momento noi ragazzi di Panza. Merletto si fa vedere e riceve, pick and roll tra lui e Cattapan, solito slalom di Merletto, trovato nell'angolo Giorgio Di Bonaventura da 3, dentro e fuori, rimbalzo di D'Alessandro che prova a condurre anche la transizione, Di Bonaventura gli si para davanti, tiene molto bene il numero 55, si riparte quindi da Caroldi, altro servizio per Benfatto, altro raddoppio, gli aggiustamenti di Panza si vedono, tiro di D'Alessandro da 3 punti, Lorenzo D'Alessandro, colui che ha completato il girone col 48,8 da 3 punti, fa vedere che, come dire, un motivo c'è. Time out coach Panza, 15-4 al Palaruffini. Lo abbiamo detto, l'avversario è forte. Tra l'altro avevamo individuato nel tiro da 3 punti quello che poteva essere la chiave per dare una svolta alla serie per 100, e giustamente loro lo hanno sottolineato benissimo in questi primi 3 minuti e mezzo di gioco. Eh sì, ci sono 11 punti di distacco tra le due formazioni, mancano ancora 6 minuti e 34 alla fine del primo quarto, siamo sostanzialmente all'alba, ecco, della partita stessa, però la PMS è andata sotto come forse mai in questa stagione, di sicuro per quanto concerne le partite casalinghe è una novità. Vediamo Franz Conti che prova a caricare Riccardo Cattapan e in generale gli altri componenti del quintetto mandato in campo dal primo secondo da Panza. Panza che conferma le sue scelte, fa altrettanto Benedetto, e d'altronde come dargli torto visto come si stanno comportando i ragazzi di Cento questa sera. È Di Bonaventura a impostare questa volta per la PMS, prova a scartare D'Alessandro che passa dietro il blocco, Merletto poi va via a Caroldi, chiude il palleggio,
Catapan non sa tanto bene cosa fare, sceglie Riccardo Coviello che questa volta ha lo spazio per colpire da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo che premia Daniele Merletto con un po' di infortuna, 10 secondi per tirare per la Almag, c'è forse una spinta, fischio arbitrale, fallo di Caroldi e ovviamente il primo fallo speso dalla Baltur in questo quarto. Anche la PMS ha fatto altrettanto con Allen Agbogan. Riccardo Catapan serve proprio il suo numero 9, si riparte da Merletto, nuovamente tentativo di dribbling, servito sul roll Riccardo Catapan che prova con il gancio a farsi sentire, non ce la fa, fischio arbitrale. Se non altro, vedere Riccardo Catapan battagliare sotto canestro è un segnale positivo, direi. Sì, ci vuole un po' di garra, è stato un inizio un po' molle per i ragazzi di Pansa, non siamo abituati a vederli così. E se anche Riccardo Catapan fa vedere gli artigli, sicuramente può suonare da sveglia per i suoi. Va a insaccarsi il primo libero, Catapan ha una percentuale abbastanza curiosa, 47% in campionato, 87% nei playoff, in attesa del secondo che va a segno 2-2. Giro di cambi, intanto Pansa con un po' di anticipo manda in campo i due ragazzini, come ci piace chiamarli, Franz Conti e Leone Gioria. Chissà che i due veterani riescano a dare quell'iniezione di energia e di carisma necessaria in questo momento comunque complesso della PMS. D'Alessandro ferma un po' l'attacco di Cento e poi sceglie Caroldi, occhio che da lì è pericolosissimo anche in avvicinamento, e va a dire ancora una volta più 11 per i ragazzi di Giovanni Benedetto. Merletto trova Franz Conti, servito Allen Agbogan, Chiera passa sopra il blocco per inseguirlo, scelto allora Franz Conti che vorrebbe tirare da tre punti, non lo fa, sceglie di penetrare, tiro molto molto complesso e bravo anche ben fatto a ostacolarlo, scappa la Baltur con D'Alessandro. Caroldi si fa aiutare da ben fatto e poi va al tiro da tre punti D'Alessandro. È sbagliato il rimbalzo della PMS che parte con la sua transizione, parte alla ricerca della fiducia necessaria per rientrare in partita. Franz Conti, tiro un po' estemporaneo forse che è sbagliato, c'era solo Gioria al rimbalzo, rimbalzo che poi è stato catturato facilmente dagli ospiti che con Pignatti vanno ancora a farsi sotto, ma non sbaglia mai questo ragazzo qua, questa sera. Non sbaglia veramente mai, un cecchino, si è allenato tantissimo dopo tra l'altro la lunghissima gara 1, perché è stato uno dei più impiegati. C'era lo stesso Merletto, era stupito di quanto si allenasse, di quanto non sentisse lo sforzo. Intanto altro canestro di Cento. Persa sanguinosa della PMS, Merletto riesce solo a non commettere fallo, concede il canestro facile facile a Caroldi, PMS sul meno 15, Carletto che... perdonatemi, non Carletto, bensì Merletto che va a prendersi due tiri liberi semplicemente fondamentali per rientrare in partita. Va a sedersi Allen Agbogan dentro Antonio Fabrizio Smorto che rispetto al suo mese d'aprile, al suo inizio di maggio in gara 1 ha fatto vedere cose estremamente interessanti e chissà che anche da lui non si possa andare a cercare, ecco, qualche cosa di positivo in questo complessissimo primo quarto della PMS. Merletto va a bersaglio dalla lunetta, il pubblico lo sostiene, echeggiano anche le grida dei tanti uomini PMS approdati questa sera al Palla Ruffini. Vedo tra gli altri anche coach Vince Di Meglio, vittorioso alle finali nazionali Under 20. Un altro coach, Lorenzo Pansa, già in camicia ovviamente, tenta di redarguire o semplicemente motivare i suoi con le indicazioni, e direi che lo fa bene perché Franz Conti è lesto a rubare il pallone a Pignatti, c'è Smorto dall'altra parte che va in penetrazione, servito Franz che non ci concede lo schiaccione, però è comunque un canestro, sono comunque due punti, 21-10. Splendida invenzione di Antonio Fabrizio Smorto dal palleggio, ottimo lo scarico. Speriamo che salga un po' l'intensità, ma se dall'altra parte continuano a colpire così è veramente dura. Ancora Adrian Chiera dall'angolo, 24-10, semplicemente infallibili i ragazzi
Emiliani questa sera non è infallibile. Franz Conti da quella posizione va a sbagliare il tiro. Ultimi 3 minuti e 15 di questo primo quarto. Sabatino si fa aiutare da blocco di Pignatti, che si separa, restituisce palla al suo numero 18, si ribalta al lato due volte e ancora Pignatti in possesso di palla in questo momento. Coviello prova ad opporsi e per una volta riesce ad ostacolare il fenomeno coi rasta. E quindi riparte Merletto, pick and roll due volte eseguito tra lui e Franz Conti. Leone Giori ancora un po' silente, sceglie Merletto che ribalta al lato. Riccardo Coviello da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo in solitaria di ben fatto. E il tiro da 3 punti, il punto debole della PMS in questo inizio di partita. E ovviamente non poteva che succedere così dopo la citazione delle statistiche operata dai sottoscritti. Ben fatto, prova a farsi largo con le sue finte, è un bulldozer lì sotto i ferri, numero 15. E Franz ha cercato in tutti i modi di fermarlo, con le buone e con le cattive. Le sportellate ci stanno sotto canestro. Intanto ci saranno due tiri liberi per il numero 15, Michele Benfatto, no? Rimessa dal fondo, indica l'arbitro. Evidentemente il duo arbitrale ci ripensa, concede la rimessa di fondo. Evidentemente non è stato ufficializzato il movimento di tiro dell'ex giocatore di Ferrara. E allora rimessa di Sabatino, si libera Andre Haus, entrato dalla panchina, su di lui Kaspar Traier, altro nuovo ingresso, tiene il numero 14 o almeno prova a farlo. Era andato anche su abbastanza dritto, evidentemente però col braccio destro è andato a ostacolare in maniera irregolare il tentativo di attacco del nativo di Padova. E allora due tiri liberi per Davide Andreaus. Il primo va dentro, lui che è uno specialista, 84% la sua percentuale di riferimento da quella distanza. Secondo libero che però fa Steng, rimbalzo di Leone Gioria. Smorto va a posizionarsi l'attacco di Panza, c'è Gioria nell'angolo, Merletto, sempre quel pick and roll con Franz Conti, che però forse Cento sta imparando a leggere nel migliore dei modi. Zingarata di Gioria, il tiro però gli esce, è molto sfortunato nonostante la difficoltà della sua conclusione. Andreaus ancora il duello con Traier, ancora tiene il numero 14, perde la palla Andreaus, finisce casualmente tra le mani di Pignatti e non ve lo dico nemmeno quello che è il risultato, meno 17 e PMS che adesso lucra un fallo con Merletto. Mai visto una situazione così dura in casa quest'anno, mai. No, mai visto una Alba che in queste condizioni un mix tra confuso e con un impasse addosso, che non riesce proprio a fare quello di cui è capace di solito. Non riesco a capire il motivo. Intanto Leone Gioria forse suona la carica dei suoi, portando a casa un canestro più fallo che è proprio della bottega del Gioria. Scuote se stesso e i suoi compagni con il più classico dei ruggiti. Due punti, il terzo forse in arrivo per l'ex giocatore di Saluzzo. Solo rete per Leone Gioria, che va a ristabilire il meno 14, ultimo minuto e mezzo di primo quarto. Cento in attacco, Pignatti, Franz lo marca da molto vicino e allora si ribalta da Alessandro, ancora Pignatti, il servizio per Andreaus è sbagliato, troppo alto il pallone e lestissimo Smorto a rubarglielo. Gioria lo chiama insistentemente dall'altra parte del campo, però era evidentemente un passaggio troppo difficile. Franz Conti con le finte a centroaria, perno del numero 20 e poi gancio. Era un tiro di coefficiente di difficoltà altissimo, Filippo. Pazzesco movimento di Franz Conti, che non sapendo cosa fare si è messo in proprio e ha fatto bene. E direi di sì, meno 12 per la PMS, che adesso difende, forza la persa. Giori applaude, si alza la temperatura al Palaruffini, cambiano
le facce, ecco, in casa Moncalieri, dentro anche Maurizio Tassone. Lo dicevamo, anche lui, come D'Alessandro, ha giocato pochissimo in gara 1. Questa sera Gigan deve necessariamente fare qualcosa di più, ma Pansa vuole evidentemente rifletterci su ancora un attimino. E d'altronde si sa, il coach ex Valsesia allenerebbe anche praticamente un millesimo di secondo. Ma è troppo importante questo possesso per non andare a punti, cioè deve prepararlo assolutamente nel migliore dei modi, perché riuscire a segnare in questa circostanza moralmente dopo un quarto del genere sarebbe veramente importantissimo. Tornare a meno 10 quantomeno sarebbe già un'ottima cosa. Ed è innegabilmente un'ottima cosa, a prescindere dal risultato, il fatto che Mattia Caroldi, il top scorer di gara 1 con i suoi 16 punti, abbia già due falli. Questo è un elemento che di sicuro piace moltissimo a coach Pansa, che è, come ve l'abbiamo raccontato innumerevoli volte ormai in questa magica annata, è uno specialista ad approfittare di questo tipo di situazioni. Ritornano in campo i due quintetti, che sono sostanzialmente gli stessi, anzi no, la PMS conferma le sue scelte, mentre invece 100 manda dentro Brighi e Bedetti, che con Andreaus, Pegnati e Sabatino completano quindi la formazione. Smorto si dimentica il pallone, lo recupera e torna ad impostare. Ci sono 13 secondi per tirare per la PMS. Esce Tassone dai blocchi, serve Kasper Treier, finta del numero 14, palla per la PMS, situazione che stava diventando impraticabile. Fortunati qua i ragazzi di casa. Sì, hanno cercato il blocco sulla linea di fondo per permettere poi a Tassone di uscire, ma in realtà la prima opzione era Kasper Treier. 5 secondi per tirare, Tassone deve fare necessariamente qualcosa. 2, 1, tiro da 3 punti di Gigan, dentro e fuori. Sirena checheggia e adesso l'ultimo possesso, c'è l'accento servito, Pignatti! Che bravo, che bravo, da applaudire e basta. C'è Gioria libero, mancano 6 secondi alla sirena finale. Smorto dovrà inventare 2-1, tiro da 3 punti dell'ex giocatore di Omegna. Primo ferro, finisce fuori 29-15 il primo quarto. Un accento in ritmo per avvicinare quota 120. Non mi sembra molto più difficile di così. La PMS deve avvitare e come, due viti in difesa. Assolutamente, troppi canestri concessi in transizione o nei primi 10 secondi dell'azione. I ragazzi devono star lì e non farsi frustrare dai canestri da 3 punti di 100. Se la difesa si mantiene attenta e concentrata, prima o poi i risultati arrivano. Le partite si vincono in difesa e la grande difesa porta poi di conseguenza anche a un buon attacco. Devono star lì con la testa, i ragazzi non devono farsi spaventare da questo meno 14 iniziale. Eh sì, il basket ci insegna ad ogni livello che sostanzialmente non è mai finita, è un attimo addormentarsi, è un attimo anche svegliarsi di botto e approfittare magari di quelle che sono le difficoltà di un avversario eventualmente ormai molto molto sicuro di sé, come d'altronde è anche giusto che sia. La prestazione di 100 in questo primo quarto è stata assolutamente meravigliosa. L'attacco ha girato ottimamente, hanno colpito i ragazzi biancorossi sia da tre punti che da dentro. Inutile citarvi la meravigliosa partita di Pignatti, forse l'unica nota negativa proprio quei due falli fischiati a Mattia Caroldi, di cui vi parlavamo qualche attimo fa. Intanto sono arrivate in postazione le statistiche aggiornate ovviamente a questo primo quarto. Ma come 11 punti di Pignatti? Ma come? Ma vale? Ma, purtroppo sì, purtroppo per la Almag vale e come. Pignatti assolutamente dominatore della prima frazione.
e ripeto, è assolutamente da applaudire questo ragazzo. Sabatino proprio per il numero 16, si fa vedere Andreaus. Pignati sceglie ancora il numero 18 invece, ed è Brighi adesso a giocarsela con Kasper Treier, che tiene in difesa, salta poi, ma Brighi non ne approfitta. Pignati trova dentro il numero 11 Luca Benetti, che però sbaglia a rimbalzo, è molto presente Brighi che poi scaglia un cross. Applaude Leone Gioria la difesa che avevamo chiamato in questa occasione, almeno tiene. Speriamo che sia l'inizio di un quarto difensivamente molto più incisivo del precedente. Tassone a portar palla, penso che in questo quintetto ci sia molto spazio per i tiratori da tre punti, penso che sia proprio questo l'obiettivo di coach Panza. Intanto bomba da tre di Tassone, che a momenti lucra un gioco da quattro punti. Quintetto da rimonta, direi, con Franz Conti in mezzo e praticamente tre guardie e Kasper Treier. Che ruolo ha Kasper Treier, tra l'altro? Io te lo chiedo perché praticamente, a parte playmaker, ha fatto di tutto in questi playoff, in questa stagione in generale. All around è la dicitura che trovate scritta sulle brochure prestagionali di Kasper Treier. Primo libero segno per Maurizio Tassone, 80% dalla lunetta, e la sua statistica personale in questa stagione fa 2 su 2 per il momento. Siamo in attesa ovviamente della terza conclusione per l'ex giocatore di Pavia. Va dentro anche questa, Alma Camelo 11 e in fiducia in questo inizio di seconda frazione di gioco. Sabatino per Benetti, trovato poi proprio Pignatti, siamo già dall'altra parte. Brighi sceglie Sabatino, che prova a farsi aiutare da Pignatti proprio, invece sceglie Brighi che penetra, poi riapre proprio il suo numero 18. Rimbalzo di Conti importante e possesso fondamentale per la PMS. Se lo gioca Smorto, che va con uno dei suoi tiri dentro e fuori, ogni tanto entrano, ogni tanto escono, questa volta a barrare B. Sabatino sceglie Andreaus, che abbozza la penetrazione. Siamo poi nell'angolo con Brighi, dentro il pallone per Pignatti, ruota in maniera velocissima il pallone all'interno dell'attacco. Per una volta Pignatti, grazie alla PMS, bravissimo Gioria a tagliare fuori due rimbalzisti insieme. Tiro da tre punti di Tassone, secondo ferro, tiro pazzo, tiro che fa vedere tutta la voglia che ha la Almag di rientrare in questa partita, ma occhio a non eccedere con la foga. Palleggio, arresto, tiro di Benedetti, che si va ad appoggiare al tabellone, non sappiamo se dichiarato. Questo è un tiro importantissimo che riconsegna il più 13 alla Baltur. Smorto si fa largo, Gioria marcato stretto da Benedetti, e allora si opta per Tassone, su di lui Brighi, ed è di nuovo Smorto a gestire l'attacco. 4 secondi, Smorto deve inventare, va in penetrazione, ottima scelta questa volta del giocatore calabrese. Questi sono i palloni che deve cercare, perché se va dentro sicuramente può anche eventualmente portare a casa un fallo. Le Hero Ball come quelle che abbiamo visto prima fino a questo momento non sono entrate, bisognerebbe evitarle. Intanto fallo di Kasper Treier sul tiro di Brighi, che porta a casa un canestro meraviglioso oltre al fallo del numero 14. Bravo lui, bravi tutti i suoi compagni di squadra, brava la Baltur 100, meritatamente al comando di questa partita, in attesa tra l'altro del tiro libero che andrebbe a chiudere il gioco da tre punti per il ragazzo nativo di Ravenna. Tra i fischi va a realizzare la sua conclusione PMS, ancora a meno 14, è quella direi la distanza base a cui è costretta la PMS questa sera. Intanto Tassone in mezzo a tre va a prendersi un fallo prezioso, direi, perché è il secondo di Sabatino. Due falli per Caroldi, due falli per il suo cambio col numero 18. E PMS in attacco. Ancora Smorto da tre punti! Antonio Fabrizio Smorto con la faccia cattiva a rispedire ancora a meno 11 la sua squadra. Sabatino per Andreaus,
ancora il giocatore napoletano, si sceglie Brighi, ribaltato poi il lato per Benetti, palla un po' alta, è bravo a controllarla, ancora il numero 11, smorto, ruba benissimo il pallone, si è sentito il ciak del suo palmo della mano impattare sulla palla, persa poi della PMS che fa e disfa praticamente un po' come così la moglie di Odisseo, mi viene a dire così. Sei gentile a usare questo tipo di citazione, non è la prima che mi viene in mente in questo momento. Vediamo altra tripla di centro, rimbalzo di Coviello sull'errore dei lombardi, riparte l'attacco dei gialloblu. Ancora smorto, sempre smorto, trova Franz Conti, problemi in sede di controllo del pallone, e allora Leone Gioria che prova con le sue zingarate a farsi largo, fischio arbitrale che arriva a mio avviso in ritardo, il fallo ai danni di Gioria era netto, proteste veementi da parte di Giovanni Benedetto e del suo staff, deve stare attento il coach di Cento, punito con un tecnico in sede di gara 1, ed evidentemente non è il caso di ripetersi. Torna in campo intanto Daniele Merletto a dare riposo a Maurizio Tassone, comunque pugnace, comunque coraggioso, Leone Gioria in lunetta. Primo libero assegno PMS sul meno 10. Tra i fischi dei tifosi ospiti, nuovamente numerosi questa sera al Pallaruffini, e tra gli applausi del suo pubblico, Leone Gioria va a fare 2 su 2, PMS in singola cifra di svantaggio, un affare e Gioria ruba il pallone, però è sfortunato perché nel recuperare lo stesso è andato poi ad appoggiare il piede sulla linea laterale, palla restituita quindi a Cento, ma l'atteggiamento di Gioria è comunque positivo, la via è quella, la via dell'intensità, della voglia di recuperare, del non avere paura di questi campioni, perché bisogna chiamarli col loro nome, ecco, di questi campioni approdati a Torino questa sera. Chi era? Il numero 6 aspetta che esca dai blocchi Benetti, eccolo qua, si fa aiutare da Botteghi, ancora Benetti, ancora tiro sbagliato, ancora Riccardo Coviello a rimbalzo, prosegue il momento positivo della PMS, Leone Gioria va dentro, Leone Gioria va a servire Franz Conti che sfida proprio Botteghi, sfortunatissimo l'ex giocatore di Casale a non trovare punti in questa occasione, e poi ottima la sua difesa tra l'altro su Sabatino che trova Benetti, fischio arbitrale, fallo in attacco e inerzia in questo momento tutta dalla parte di Moncalieri, nonostante il meno 9. Sì, bisogna sfruttare questo momento, cercare il canestro insistentemente, anche magari non sporco, non bellissimo, magari lucrando qualche fallo, qualche tiro libero in più, bisogna cercare di ricucire il più possibile e riportarsi sotto. E bisogna approfittare dell'assenza di Pignatti che in questo momento sta riposando. Merletto prova un tiro impossibile, si potevano forse scegliere, ecco, soluzioni più potabili in questo senso. PMS che difende da Adrian Chiera che schiaccia per terra il pallone per Botteghi, bravo smorto a rimontare, a sporcare questo pallone in questo momento, la PMS chiamata a strozzare l'attacco avversario più che può. Assolutamente, visto che in attacco si stenta, bisogna bloccare l'offensiva dei biancorossi, perché se loro continuano a segnare noi no, difficilmente si riesce a portare a casa i risultati. Shrink the floor, mettere tanta pressione, se ne frega semplicemente Davide Andrehaus che va al tiro e va alla realizzazione, sempre in bello stile, sempre in maniera elegante, smorto! Antonio Fabrizio smorto! La schiacciata da lui non l'avevamo ancora vista questa, una new entry. È nuova nella playlist del numero 16, tra l'altro è rimasto a terra un giocatore di Cento, da qua non riesco a vedere di chi si tratti, probabilmente sul contatto. Deve essere Chiera che ha subito un colpo sulla penetrazione di Smorto, che sembra aver ripreso da dove aveva lasciato in gara 1. Uno Smorto posseduto dal demonio che fa
e disfa, ma soprattutto fa, direi, questa sera. Per lui ci sarà anche la canonica conclusione dalla lunetta. 5 minuti e 14 intanto alla fine del primo tempo. PMS tornata in partita, almeno dal punto di vista dell'intensità, e direi che anche da quello del punteggio più o meno, perché siamo a meno 8 e la partita non è più finita come qualche minuto fa. Sabatino, palleggio, e poi si opta per la soluzione interna di Bedetti, giocatore semplicemente ottimo nel fare tante cose diverse. L'abbiamo visto tirare da lontano, l'abbiamo visto tirare da vicino, e comunque sempre efficace il giocatore di Rimini. Fischio arbitrale, c'è stato un fischio forse un po' dubbio, dalla nostra posizione era difficile capire se Gioria fosse ancora nell'area della, nella metà campo per così dire, della PMS oppure no. Ci sono proteste da tutte e due le parti. Cento chiede un tecnico per Gioria, la Almag chiede il possesso del pallone, gli arbitri consegnano la rimessa agli ospiti che la effettueranno proprio con Adrian, che era il giocatore di origine argentina, che direi si è pienamente rimesso dai guai meccanici, ecco, di qualche attimo fa. Andreaus consegnato per Sabatino, attacco che si ferma, Sabatino lo fa risorgere e poi Andreaus lo conclude con un tiro sbagliato però da lontano. Riparte la PMS con Daniele Merletto, deve partire anche dal suo numero 12, la riscossa Franz Conti fino in fondo, finalmente un pick and roll concluso nella maniera più ottimale. Sì, stavolta Merletto ad assistere e non smorto come abbiamo visto in precedenza. Intanto altro fallo fischiato alla Almag, non sono riuscito a vedere a chi, a Merletto, ed è il primo fallo per lui. Eh sì, Merletto ha un fallo esattamente come Agbogan, smorto e Conti in casa PMS. E sarà il caso quindi di gestirsi anche da questo punto di vista nel resto della partita, perché c'è bisogno di tutti questa sera al Pallaruffini. Gira il pallone, Bedetti ha 4 secondi per tirare, che bravo! Che bravo in mezzo all'area il numero 11, Filippo. Movimento di una pulizia tecnica incredibile, assolutamente nessuna infrazione, veramente immacolato, stupendo movimento. Leone cade sulla finta e due punti per Cento. Leone che adesso conduce l'attacco prima di cedere l'arancia a Merletto. Ennesimo pick roll tra lui e Conti, persa però della PMS, scappa Bedetti che va fino in fondo, canestro più tiro libero supplementare. Gioria è andato ad eccedere un po' con la mostarda, e l'avevamo detto, quando si rimonta bisogna stare attenti a non farsi prendere troppo dalla tensione. Questa è un'ingenuità che non è da Leone Gioria. In genere quando si va a fare questo genere di interventi si va sul sicuro. Qui è andato un po' morbido forse Leone, un po' disattento, non ha controllato bene dove fosse il pallone. Un fallo che onestamente poteva anche non essere fischiato, però 9 su 10 viene fischiato dagli arbitri in questo caso. Peccato, la PMS è tornata a meno 8 e adesso è scivolata in un amen di nuovo a meno 12. Speriamo che sia un mini break momentaneo. Intanto time out al Pallaruffini, squadre che fanno 4 chiacchiere tra di loro, spazzoloni in campo. E intanto è bene notare come a 3 minuti e 34 dalla fine del primo tempo Cento sia già in bonus e la PMS abbia raggiunto quota 4 falli, un fattore importante perché i liberi servono sia ad allungare sia a ricucire. Gli arbitri intanto iniziano ad intimare alle due formazioni di ritornare in campo. Vediamo un coach Lorenzo Panza comunque molto convinto, comunque molto sul pezzo. Un Panza che opta per il rientro in campo di Giorgio Di Bonaventura,
direi che fa il suo esordio il giocatore abruzzese in questo secondo tempo. Il resto del quintetto rimane lo stesso. Benedetto invece sceglie ben fatto. Benedetti che è in lunetta, Pignatti, Sabatino e ovviamente Adrian Chiera. Tiro di Benedetti dalla lunetta, secondo ferro, vola Coviello, vola Pignatti, volano tutti. Controllo di Franz Conti che però non riesce a mantenerlo e poi svita, anzi sgonfia il pallone per meglio dire. Esulta il pubblico di Cento, Cento che avrà una preziosissima rimessa in attacco. Era fondamentale mantenere il controllo di palla e adesso ci si deve difendere. Esce Chiara dai blocchi e tira immediatamente da tre punti. Meno 15 di nuovo per la PMS. Inezza che si è andata a far benedire e bisogna ricominciare tutto da capo. Smolto, scacciato a terra per Franz Conti che ha qualcosa da farsi perdonare. Lo fa con questo gancio un po' piatto. A rimbalzo Benedetti è bravissimo a tagliare fuori tutti. Riparte Sabatino. Chiera, c'è molto del numero 6 in questo vantaggio della Baltur. Ben fatto col suo solito gancio, va a sbagliare, a rimbalzo vola Benedetti, anche Benedetti uno degli artefici direi di questa galoppata iniziale degli ospiti. Fischio arbitrale, la PMS raggiunge il bonus e quindi due tiri liberi sempre per Luca Benedetti, il 27enne. E è andato a subire fallo tra l'altro proprio da Giorgio Di Bonaventura, un Di Bonaventura con cui ci sono state così un pochino di storie tese in sede di gara 1, storie di ankle breaker, storie di flopping, storie di stoppate subite. Intanto 1 su 1, anzi 2 su 2 per il numero 11. PMS che adesso sfoggia un linguaggio del corpo non proprio scintillante, torna alle Nagwan. Evidentemente c'è bisogno di energia prima di ogni altra cosa. Panza chiama proprio Di Bonaventura che si vada a passare nell'angolo. Agogan opta per Merletto, pick and roll tra lui e Franz Conti. Ancora Merletto ad aspettare che arrivi un avversario, forse per subire fallo, va dietro la schiena Giorgio Di Bonaventura. Merletto prova a mettersi in proprio, 2 secondi, fischio arbitrale che viene decisamente incontro alla PMS che ancora una volta si era andata a mettere in una situazione impraticabile. Incredibile, sembra che non riesca a niente dal palleggio questa sera i ragazzi di Panza. Stranissimo questo blackout, incredibile, dal meno 8 al meno 17 così, è veramente una botta incredibile. Speriamo si rialzino i giallo-blu perché è veramente tosta. Merletto, palleggio e altro pick and roll con Franz Conti. Merletto va fino in fondo, cerca il suo capitano, non ce la fa, brava Baltur a agire sulle linee di passaggio sempre. Adrian Chiera ancora da tre punti, meno 20. E occhio perché la PMS sceglie di cavalcare l'onda, ma potrebbe non essere la scelta ottimale, forse era il caso di pensarci un attimo. Merletto sempre col blocco di Conti, Arbogan si fa vedere a momenti, Sabatino arriva in tempo per rubare il pallone, Giorgio Di Bonaventura va ad inventarsi un tiro troppo difficile. Ripartono gli ospiti, sempre Sabatino, ben fatto poi, consegna il pallone a Chiera che lo restituisce immediatamente al suo totem. E ancora la PMS che cavalca l'onda, ancora questa scelta, Panza opta evidentemente per questa soluzione tattica, va dentro Franz Conti che chiude il palleggio, servizio per Riccardo Coviello, Di Bonaventura poi, Arbogan con qualche difficoltà, insolito duello, spalle a canestro, tiro di Arbogan da una posizione veramente insolita per lui, tiro che va fuori, rimbalzo di Chiera, ben fatto poi e ottima, cioè ottimamente ecco, esce dal pressing e Sabatino gestisce. Consegnato il pallone a Pignatti che poi lo perde, scatta verso il canestro avversario Daniele Merletto che poi vorrebbe Di Bonaventura, brani di pallacanestro semplicemente dimenticabili, schiaccione
di Michele Benfatto che sancisce il più 24 per gli ospiti. Mancano 40 secondi alla fine di questo primo tempo e la PMS non vede l'ora che arrivi la sirena. Senza mezzi termini, errore di Merletto, fischio arbitrale, fallo del numero 12, blackout totale. La PMS era arrivata a meno 8 sul 28 a 36, da quel momento ha subito un 18 a 2 che le ha veramente tarpato le ali. Adesso ci sarà l'intervallo lungo, ma sul meno 24 contro una squadra come 100 è difficilissima, è veramente difficilissima. Lo ripetiamo, non abbiamo mai visto Moncalieri in difficoltà come in questo momento nell'arco della stagione, ma d'altronde, lo ripetiamo, è anche normale, perché questa è una squadra veramente, veramente con... non sono nemmeno sogni, sono lecite ambizioni di promozione e senza mezzi termini. Il 100 sta veramente offrendoci una prestazione da ricordare anche per la PMS, che evidentemente ha anche bisogno di realizzare quanto sta succedendo per così mettere in campo un secondo tempo migliore e soprattutto per continuare in maniera diversa questa serie. Merletto, c'era di Bonaventura libero, si opta per Agbogan e poi Riccardo Coviello a far girare il pallone. Agbogan era marcato, si sceglie allora Merletto che va in penetrazione, raddoppio su Merletto e ancora una volta 100 a buon gioco a recuperare il pallone. Pick and roll Merletto Conti, decisamente, come dire, sovrausato. 2 secondi alla fine, dentro Chiera, sbaglia il tiro e che già, per meglio dire, la sirena. Ci prova Conti da casa sua. Il primo tempo si chiude col punteggio di 54 per la Baltur 100 e di 30 per l'Almag PMS Moncalieri. Noi ci risentiamo dopo l'intervallo. Nuovamente collegati dal Pala Ruffini di Torino, queste sono le semifinali del tabellone A dei playoff di Serie B. Situazione difficile per la Almag PMS Moncalieri di Lorenzo Panza. Le cifre sono stucchevoli, però è comunque il caso, credo, di sottolinearle, soprattutto per andare ancora una volta ad applaudire un meritatissimo avversario. Assolutamente. Partirei dalle percentuali di tiro: 17 su 24 da 2 col 71%, quindi 5 su 9 da 3 col 56. Miglior marcatore Adrian Chiera con 14 punti e 3 su 3 da 3 punti. Secondo marcatore Luca Pignatti con 11 e terzo Bedetti con 10. Per la Almag il miglior marcatore è Antonio Fabrizio Smorto con 8 punti. Stanno rientrando in campo le squadre, vedremo quale sarà la reazione della Almag. Almag che schiera Merletto, Tassone, Conti, Gioria e Coviello. Risponde Benedetto con ovviamente Chiera, Caroldi tornato in campo dopo i due falli, D'Alessandro Benfatto che adesso scambia il 5 con il suo collega Franz Conti e ovviamente Pignatti. Primo possesso del secondo tempo. Conti trova Tassone, si va a schierare Merletto. Il primo possesso si conclude con una palla persa fin troppo facilmente e allora Caroldi a gestire. E fin freddo, direi, il numero 67 controruba il pallone Merletto, finisce molto sfortunatamente sull'arbitro, rimpallo, tripla di Caroldi, possesso da cabala, quasi emblematico. Merletto chiude il palleggio, trova Gioria in uscita dai blocchi, difficoltà per il Leone in sede di controllo, gli sporca il pallone l'avversario. Attenzione perché il Leone si è fatto molto male, attenzione, momento forse chiave della partita della serie, perché Leone Gioria sembra essersi insaccato un dito
Lo vediamo saltellare a più riprese. Il volto non è particolarmente dolorante, però il linguaggio del corpo sì. Attenzione, perché nell'aver toccato il fondo si potrebbe, ecco, aver cominciato a scavare. Attenzione, da monitorare questa situazione di Leone Gioria. Noi dalla nostra postazione faremo il possibile per dirvi il, per darvi, ecco, le maggiori informazioni a nostra disposizione. Intanto c'è stato anche un fallo tecnico amministrato da Adrian Chiera, che va a mettere libero, rimessa a meno 28, rimessa anche ovviamente per la formazione biancorossa. Gioria che forse va negli spogliatoi, no, si va a sedere, mentre in campo i suoi compagni si difendono da Caroldi, che stampa un bel tiro sul secondo ferro. Riparte Merletto, che prova a rispondergli immediatamente. Azione ancora una volta troppo solitaria, non viene coinvolto praticamente nessun altro compagno. La Hero Ball di qui sopra ha, come dire, fa il suo ritorno al Pallaruffini. Caroldi in attacco ancora con irrisoria facilità, gesto di stizza di Daniele Merletto, che sbatte gli avambracci sulla struttura, ecco, del canestro. Gira il pallone della PMS, Giorgio Di Buonaventura penetra, trova Covile nell'angolo, tiro da tre punti di Maurizio Tassone, secondo ferro, rimbalzo di Benfatto. Era ben fatta, direi, anche in questo caso la manovra della PMS, una delle prime, direi, di questo secondo tempo. Conti deve difendersi da Caroldi, che fa girare l'arancia. Siamo con Chiera adesso, che sfrutta il blocco di Pignatti. Fischio arbitrale, troppa pressione di Coviello. Vediamo intanto a bordo campo che forse il dito di Gioria è stato steccato. Sì, pare di sì. Il fisioterapista Andrea Vercelli sta assicurando a Leone le cure del caso, pare che sia steccato il dito, sì. Intanto ha ripreso il gioco Chiera, gioca il pick and roll con Benfatto, sfrutta ancora il blocco del suo compagno, una sorta di stoppata a due mani di Franz Conti, che si oppone a quello che non è, come dire, non si può definire né tiro né passaggio, quanto è stato smorzato troppo presto da Alessandro. Su di lui Giorgio Di Buonaventura, che però a mio avviso questa volta non commette fallo, ecco. Aveva semplicemente lì la mano, ed è un po' la solita cosa che succede con James Harden piuttosto che Dwayne Wade in NBA, con l'attaccante che va a cercare le mani del difensore. Sì. E lì sta l'arbitro a decidere da che parte stare, perché è difficile fischiare, trovare la sanzione, trovare un modo, diciamo, oggettivo per decidere. È proprio una scelta di partito, se vogliamo. Fa 2 su 2 da Alessandro, meno 32 per la PMS, che continua a imbarcare acqua. Maurizio Tassone adesso incaricato di iniziare l'azione. Gioca il pick and roll con Conti, ancora Tassone in possesso di palla, trova poi Conti, che per una volta riesce a mettersi in visione, e per una volta funziona questo pick and roll, che però mi sento di dire non è la soluzione nella maniera più assoluta. No, stasera assolutamente non ha funzionato. Evidentemente la Baltur ha trovato delle contromosse dopo gara 1 alla penetrazione centrale di Merletto con scarico sul lungo. Infatti questa serata, nella serata di Anna, è riuscita sempre praticamente a impedirla. Nel nulla più assoluto, difesa pazzesca di Franz Conti, che poi di orgoglio va a mettere anche due punti dall'altra parte. Il capitano as himself, direi. Esatto, suona la carica con appunto i gradi di capitano che gli competono per talento e per carisma. Ancora il duello Benfatto contro Conti, che devo dire si lascia guardare. Benfatto esce sconfitto anche in questo caso. Il rimbalzo è proprio di Capitan Franz. Riparte la PMS, Maurizio Tassone da tre punti, ancora a sbagliare. Sfortunato il numero 10, che però mi sento di dire va comunque applaudito per la scelta. Era la scelta più giusta, senza ombra di dubbio. Caroldi
a bozzo di blocco di Pignatti, che poi non riceve, si va da ben fatto, ennesimo duello, ennesima vittoria di Franz Conti, che veramente la sta buttando sull'orgoglio e sull'intensità e gli sta dicendo bene. Altra penetrazione, tiene la difesa, rimbalzo difensivo di Franz Conti, ancora Tassone, sceglie Coviello che restituisce la palla al numero 10. Siamo dall'altro lato per Daniele Merletto, che si mette in proprio per un orribile airball, salva di Bonaventura, però non come dire nella maniera più efficace possibile, perché il pallone è restituito alla Baltur. Chilometri di spazio per D'Alessandro, che grazia la Almag, che decide di ripartire, ritmi altissimi nonostante la disparità tra le due squadre, che è larga anziché no. Merletto va da Conti e penetra, si sceglie di Bonaventura che allarga il campo per la PMS, va per terra a Caroldi, non fischiano niente gli arbitri in maniera, devo dire, anche abbastanza condivisibile. Numero 67 in attacco adesso, deve uscire dalla difesa di Merletto, penetra Caroldi, trova molto bene Benfatto, Merletto in aiuto sul numero 15 avversario, situazione abbastanza comica, tiro poi sbagliato di Chiera, rimbalzo di Pignatti, si riparte dal numero 6, ma che dico, dal numero 67, sempre il duello con Merletto, pick and roll tra Caroldi e Benfatto che poi porta al tiro proprio Caroldi a un secondo dallo scadere dei 24 e torna direi a troneggiare in mezzo all'area Benfatto, e d'altronde non lo si poteva arginare ancora per molto, Filippo. No, alla fine e dai, alla fine è riuscito a portare a casa i due punti, tanto Tassone cerca prima la soluzione personale, Conti fuori dall'arco, scarica per Coviello, triple di Coviello, meno 27 al Almag. Meno 27 per Moncalieri, 4 minuti, 25 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Pignatti con una giocata forse troppo difficile anche per lui, situazione Gioria intanto. Allora, è stato chiamato un time out, vediamo Leone Gioria con due dita steccate, sembra Kobe Bryant ai tempi belli, chissà che non ci si inventi nel reparto marketing una maglietta come quella con la radiografia della mano di Kobe, con ovviamente in sostituzione l'arto del leone. Vanno in scena e time out, molto tranquillo e come dargli torto, Giovanni Benedetto tutto sommato calmo, anche Panza che sa che a meno di miracoli la partita di stasera è andata, e allora ne approfitta comunque per confrontarsi con i suoi giocatori da uomo a uomo, anzi da uomo a uomini, come è sempre stato in questa stagione, gli ha praticamente sempre detto bene. E attenzione, non deve essere questo risultato negativo a far sprofondare, direi, le fondamenta della PMS, che rimangono solidissime. C'è da cambiare, come dire, poco ma anche tantissimo, perché l'atteggiamento va completamente rivoluzionato. Sì, perché i valori sono gli stessi di gara 1, non dimentichiamoci, non è che è stata vinta per caso gara 1. Gara 1 è stata vinta con una prestazione maiuscola, non la prima e non sicuramente l'ultima dell'Almag in questa stagione, questo sono sicurissimo. Va rivisto soltanto l'atteggiamento, perché come dicevi tu all'inizio della telecronaca, forse, cioè, abbiamo visto proprio entrare in campo i ragazzi con delle facce forse diverse rispetto al solito. Avenei porta su il pallone, su di lui Chiera, fischi intanto del pubblico avversario, penetra Aguan che chiude il palleggio, sfrutta molto bene il perno e poi tripla di Riccardo Coviello, primo ferro, vola Conti a rimbalzo, fischio arbitrale. Mamma mia, che forza deve avere Pignatti per scardinare Franz Conti, sarà ben più piccolo, mamma mia, sì, 10 centimetri di differenza, però veramente numero 16 fisicato quant'altri mai. Smorto, blocco appena abbozzato direi di Allen Agbogan, insiste il numero 16 che però adesso si è un po' imbottigliato da solo, ha due secondi per tirare, improvvisazione totale di Smorto, fischio arbitrale, antisportivo a Franz Conti. Vediamo Adrian Chiera che si tiene un braccio e forse Capitan Franz è andato, come dire, un po' oltre il limite, mi sento di dire, non in maniera cattiva, vediamo
il numero 20 estremamente tranquillo in campo, non c'è nemmeno nervosismo tra le due squadre, semplicemente gli arbitri hanno valutato che si fosse andati oltre il limite. Franz Conti che si è anche accusato del fallo, tra l'altro in maniera molto, molto corretta. Io onestamente non ho visto cosa sia successo sotto canestro. Attenzione intanto perché è tornato in campo Leone Gioria, da valutare quello che sarà l'uso della sua mano destra, e la mano destra quella con cui tira, ovviamente quella diciamo incriminata. Carold intanto va dietro la schiena e poi serve Chiera su di lui smorto, che allora va dal numero 67 ancora una volta. Allen Agbogan però va ancora una volta sopra blocco, va a subire fallo, una dinamo di energia anche in questa situazione terribile al numero 9. No, bisogna sfruttare questi minuti per allenarsi a sto punto per gara 3, far vedere che la squadra è viva fino all'ultimo secondo, non bisogna mollare, non bisogna farsi vedere sconfitti. Gioria palleggia con la sinistra, poi trova Agbogan, Treyer consegna pallone a smorto che ha spazio per il tiro da tre punti, palo clamoroso, si batte però poi proprio lo stesso smorto che va a subire fallo, protesta Pignatti, protesta veementemente Giovanni Benedetto e evidentemente cento che vuole tenere alta la temperatura nonostante il vantaggio. Anche loro giustamente devono, come hai detto tu, tenere alta la tensione, perché l'Alma è squadra vera, non bisogna alzare il piede dell'acceleratore fino alla fine. Qui perde il pallone smorto e allora transizione di cento, schiacciato a terra per Pignatti che si mette in proprio, ha il, aspetta che controllo i dati, 247,4% and counting da quella distanza. Prestazione veramente di un livello superiore di Pignatti questa sera, sia in attacco che in difesa, ci tengo a sottolineare. Leone Gioria palleggiando e tirando con la destra, che direi funziona, questa è una notizia di importanza capitale per la PMS in vista del proseguo della serie. Andreaus chiama il pallone, Caroldi va dietro la schiena meravigliosamente per D'Alessandro che scalpella il miracolo, ecco l'opera d'arte del compagno di squadra. Dall'altra parte fischio arbitrale che restituisce il possesso a Moncalieri, 2 minuti e 13 alla fine del terzo quarto, situazione che dice 68 Baltur 100 e 39 per l'Almag PMS Moncalieri. Smorto vuole Coviello, lo trova il numero 11, però si affida ancora al giocatore calabrese che nuovamente va dal compagno di squadra. Qua forse si poteva fischiare, arbitri che lasciano correre, scappa cento, Pignatti secondo ferro, rimbalzo di Kaspar Treyer e Agbogan che va a portare, ecco, in attacco, scavalca Chiera o almeno ci prova, innesca il Leone che con la fisicità si fa largo, che coraggio Leone Gioria, mamma mia, con quella mano così malandato. 3 secondi per Smorto, deve inventare, va in penetrazione, Cameriere, bel numero qua di Smorto. Cameriere con la mancina, un po' come Toni Kukoč quindi. Effettivamente il movimento del braccio gli assomigliava veramente tanto, eh? Questa Smorto se la deve ricordare, non si deve ricordare la partita ma questa sì. Chiera dall'angolo, Caroldi da tre punti, secondo ferro, a rimbalzo Coviello e D'Alessandro, ne esce vincitore direi il numero 22 di 100, eh sì, perché Mattia Caroldi che va a posizionarsi per la rimessa torna in campo. Intanto Bedetti, un Bedetti da 16 di valutazione e d'altronde lo avevamo detto che questo ragazzo è uno degli artefici di questa vittoria, di questo successo clamoroso
che sta portando a casa la Baltour 100. Scappa Coviello in contropiede, fischio arbitrale e poi arriva il canestro, ma niente da fare perché gli arbitri comandano un'infrazione di passi che direi ci stava. Non lo so, obiettivamente non mi sembrava, però l'arbitro è lì per giudicare, sicuramente era più vicino di noi e sicuramente ha visto meglio, quindi passi. Meno 27 per Moncalieri, 100 in attacco. Benedetti restituisce il pallone a Caroldi, ancora Caroldi, alto basso per Benfatto, fischio arbitrale, sfondamento conquistato da Kaspar Treyer, 17 anni questo ragazzo, e si batte come un leone, il caso di dire, con cotanti e cotali maestri, giustamente non può fare altrimenti. Poi lui dentro comunque ha qualcosa di speciale che ci mette in mostra tutte le volte che lo vediamo giocare. Smorto sfrutta il blocco di Treyer, visibilmente trattenuto, peraltro va dentro Smorto. Mamma mia che volo ha fatto Alenak Bogan, ragazzi, mette spavento il talento fisico di questo ragazzo. Mamma mia, sono esterrefatto, non so cosa dire. Ho visto un razzo volare per aria nel raccogliere questo pallone, sembra elettrizzante Alenak Bogan. Io lo chiamo lo spettro perché spunta dal nulla, non si vede, arriva e basta, fa questi numeri pazzeschi, questi zompi, queste giocate assolutamente irreali per il livello che stiamo ammirando. Intanto Smorto va a realizzare i liberi, 68 a 43 PMS che si difende, Caroldi. Proprio Allen Agogan su di lui, pochi centesimi di distanza, di discrepanza per meglio dire, tra i due cronometri. 100 decide di amministrarla fino in fondo, si mette in proprio Caroldi, che con quel tiro ha più o meno le stesse percentuali di qui sopra di Pignatti, e che già la sirena, un terzo quarto che va quindi a concludersi sul punteggio di 70 a 43, un Almag visibilmente migliore direi rispetto a quella vista nel primo tempo, e chiedo al buon Domenico Marchese, approdato in postazione, come si fa a uscire da una situazione così difficile? Direi con un terzo quarto tutto sommato buono per incominciare. Buonasera a tutti quanti. Sì, il modo migliore per uscire da questa situazione, è brutto dirlo, ma è aspettare questi ultimi 10 minuti e registrare la sconfitta, perché oggi 100 ha dimostrato davvero di essere una squadra pronta per andare avanti in tutto e per tutto, ha dimostrato di avere un roster lungo, di avere un roster con giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, di fare la differenza per esperienza, per fisicità. Abbiamo visto Benfatto che, messo di fianco al nostro Conti, aveva tonnellaggio decisamente a proprio favore. Hanno giocato semplicemente in maniera splendida fin dal primo minuto, primo quarto credo abbiano chiuso a 27 punti se non vado errato, forse anche qualcosa di più. E niente, davvero 29 punti, davvero una grande prestazione da parte loro. Non bisogna fasciarsi la testa, spaccarsi la testa, ma bisogna semplicemente davvero arrivare alla fine di questa partita e iniziare a pensare subito a gara 3, perché la serie è ancora lunga. 100 ha dimostrato di essere ben allenata, molto forte, molto lunga, completa in tutti i reparti. La PMS anche, sono veramente forti. Veramente. Non posso fare altro che sottoscrivere, direi, quelle che sono le tue opportune considerazioni. E che già la sirena, io ti ringrazio come ogni volta che vieni a farci visita. Ci sentiamo alla prossima, vero? È sempre un piacere, e mi farebbe molto piacere, perché vorrebbe dire gara 5. Io ci credo. Ci credo anch'io, assolutamente. Quintetti che rientrano in campo. Chi era? Caroldi, ben fatto. Andreaus e Benedetti, gli uomini scelti da coach Benedetto, e Panza che conferma sostanzialmente gli stessi di prima: Treyer, Conti, Smorto, Allen Arbogan e Leone Gioria.
guardavo comunque i parziali dei quarti e la PMS comunque ha concluso il terzo 16-13. È inevitabile che 100 abbia alzato il piede dall'acceleratore, però se non altro io credo che questa fosse l'esatta cosa che volesse Coach Panza, con un minimo di risposta in questa gara, non tanto per la stessa ma per le prossime. Assolutamente sì, è importante, sarebbe magari anche vincere questo quarto magari nel punteggio, perché sarebbe anche lì un altro bel segnale, dai. Dobbiamo registrare questa sconfitta, ma dobbiamo già prepararci per gara 3. Smorto chiude il palleggio, altro tiro strano, airball, vola l'Enagbogan, fischio arbitrale, aveva messo evidentemente il piede sulla linea l'ex giocatore della Colbe di Torino. E allora si riparte con Mattia Caroldi, il solito Caroldi, una delle armi segrete, magari non questa sera dove inizialmente è stato frenato da falli e direi che si è perso la parte più bella della partita, almeno per quanto riguarda gli emiliani. Ed eccolo qua, sempre Caroldi che schiaccia il pallone per Benfatto, si gira il numero 15, gancio che esce, vola Leone Gioria e conquista il rimbalzo e di conseguenza il possesso. Kasper Treyer prova ad andare via con le finte ad Andre Haus, passa poi il pallone con un bel lob a uno degli arbitri. Mamma mia, guarda Coach Panza in questo momento, Filippo, si sta sbracciando come se la partita fosse pari sostanzialmente a un minuto dal termine. È bellissimo veder allenare questa persona, quest'uomo, questo allenatore che non smette, ecco, di farci vedere quanto è bravo anche in queste occasioni. È semplicemente un allenatore, una persona speciale di una categoria superiore come allenatore sicuramente. Adesso è già qualche anno che fa vedere di essere un assoluto talento per la classe degli allenatori e sicuramente qualcuno anche ad un livello più alto della Serie B si è accorto di Coach Panza. È inevitabile che prima o poi il salto di qualità arrivi, è veramente un allenatore che ha qualcosa di più dentro. Ma no, ma nascondiamolo a questo punto, non facciamoglielo vedere, è difficile ragazzi, perché è veramente veramente bravo. Intanto Benfatto va a mettere il primo libero a sua disposizione, PMS che quindi adesso è chiamata a continuare a giocare, ve lo stiamo raccontando. Va intanto per terra Kasper Treyer, situazione che poteva dare il via magari a qualche accenno di nervosismo, non è così, segno che le due squadre si rispettano e si riconoscono proprio come grandi squadre a vicenda. Tiro di Smorto, primo ferro, volano praticamente tutti e 10 giocatori in campo a spuntarla e 100, ma stasera ragazzi va così, non c'è nulla da fare ormai. Caroldi, Bedetti avrebbe chilometri di spazio per tirare, c'è poi una conclusione da 3 punti di Brighi, rimbalzo assolutamente da solo di Andre Haus, ecco queste cose no, perché non si può concedere un rimbalzo in solitaria, almeno battagliare direi. Sicuramente questo diciamo tra virgolette il fondamentale che vuole allenare Coach Panza da qua fino alla fine del quarto, nel senso tornare a essere attivi sulle palle vaganti, sul rimbalzo, battagliare, perché è questo che poi alla fine è mancato. Loro sono grossi per carità, ma non bisogna cedere un centimetro. È anche interessante andare a vedere quelli che sono stati gli aggiustamenti di Coach Benedetto, che insieme a una prestazione sicuramente non all'altezza della PMS hanno portato alla vittoria la Baltur. Di fatto c'è solo più da stabilire il risultato finale. Io ho visto poco in campo tutto sommato Brighi, o sicuramente
meno rispetto a gara 1. Sì, sto vedendo i dati in questo momento che mi danno ragione. Tutto sommato, meno campo anche per Pignatti, e d'altronde non c'era bisogno. Quella mossa di mettere D'Alessandro in quintetto che ha sorpreso un po' tutti, D'Alessandro è un tiratore assolutamente mortifero e ha contribuito con qualche conclusione, ecco, al vantaggio. In generale direi che anche in casa Baltur, come è cambiato l'atteggiamento in negativo per la PMS, gli ospiti invece si sono presentati con le scarpe allacciate, la metterei così. Sì, diciamo che questa, quella che abbiamo visto questa sera, è la vera 100, quella che ci aspettavamo già in gara 1, ma questa non è la PMS, quella che abbiamo visto noi per tutta la stagione. Adesso, se non vado errato, tra l'altro, questa partita dovrebbe essere la prima sconfitta qua al Pala Ruffini, che fino a oggi era stato inviolato. Assolutamente sì, PMS che aveva conquistato, se non erro, la decima vittoria consecutiva al Ruffini in gara 1, era l'undicesima vittoria consecutiva in casa di sicuro, perché bisogna ricordarsi della, aperte virgolette, trasferta, chiusa virgolette, a Casale Monferrato contro Firenze. La PMS che direi che a memoria quest'anno in casa ha perso solo contro Omegna, che sta battagliando in un altro tabellone in questo momento. Intanto 100 continua a giocare, cala la mannaia di Leone Gioria. Ecco, direi che la notizia migliore di tutte è che Leone Gioria, che poteva tranquillamente permettersi, diciamo, di riposarsi in questo finale, di far così prendere un po' di respiro anche a quella mano un po' malandata, è in campo e battaglia, direi, per quella che è la situazione. Sì, assolutamente, il fatto che li sia lì a competere come se nulla fosse, sicuramente un ottimo segnale in vista di gara 3, ci aveva fatto preoccupare un po' il Leone giallo-blu, però vederlo in campo fa ben sperare. Intanto rientra in campo Cattapan utilizzato pochissimo questa sera, eh sì, ha giocato solamente 4 minuti sostanzialmente prima del rientro in campo, ed evidentemente Panza non fa prigionieri, pur mantenendo assolutamente alta la stima per il suo numero 18, che ha fatto vedere grandissimi miglioramenti dall'inizio di stagione. Evidentemente però per lui questa sera non era la serata adatta. Smorto che va ad aggiungere punti al suo tabellino, dovrebbero essere 14 se i miei calcoli non sono errati, punteggio che dice 75 a 49. 100 che fa girare il pallone, tiro da 3 punti di Andre Haus, che senza pietà, d'altronde ve lo abbiamo raccontato, il suo soprannome è Killer, va a mettere anche la conclusione pesante. Leone Gioria ha davanti a sé Brighi, lo supera, va dentro, fischio che dice fallo in attacco, e non è bastato neanche l'urlaccio e la finta, direi, di capelli alla Ginobili dei tempi belli a convincere gli altri. No, niente da fare, fallo in attacco. Oggi proprio non ce n'è una che vada giusta o che vada comunque come è sempre andata fino ad adesso. L'attacco 100, penetrazione, scarico fuori del numero 7 Andre Haus, che sembra un cross per il pubblico nelle prime file, e il pallone recuperato dai giallo-blu. Garbage time, senza mezzi termini al Pala Ruffini, però purtroppo manca Nate Robinson, che secondo me dovrebbe esserci un Nate Robinson per palazzetto, sempre pronto ad entrare in queste situazioni, andare a intrattenere quei suoi numeri, ecco, il pubblico. Il giocatore ovviamente visto con le mani dei New York Knicks e dei Chicago Bulls dall'altra parte della pozza, giocatore di autentico culto, per cui ovviamente io e il buon Flippo Arduino stravediamo e non vedevamo l'ora di metterlo all'interno di una delle nostre telecronache.
da inizio stagione. Agbogan va a penetrare, va a prendersi il fallo. Leone Gioria e Benedetti che si sfiorano per qualche attimo sotto canestro. Nuovamente non viene ravvisata nessuna situazione di particolare nervosismo. Agbogan in lunetta, due tiri liberi per lui. Un Agbogan che questa sera aveva iniziato molto bene. Ecco, aveva iniziato meglio in gara 1 con una schiacciata terrificante, roba che il ferro sta tremando ancora adesso. Questa sera era stato l'uomo del primo tiro, della prima realizzazione della PMS sul momentaneo 2-0. E a occhio potrebbe essere stato anche l'unico vantaggio della partita. Mi pare proprio di sì, perché sul 2-0 poi è partito un parziale di 7-0 degli ospiti che ha portato subito avanti già la Baltu. Intanto contropiede di Smorto con contatto non fischiato. Smorto che torna ridacchiando in difesa. Arbitri che lasciano ampiamente giocare nonostante alcuni contatti un po' più intensi negli ultimi possessi. E d'altronde è anche un po' questa la regola del garbage time di cui sopra. Gioria conquista il rimbalzo, va dietro la schiena molto pregevolmente e vediamo che il ball handling dell'ex giocatore di Dertona funziona sempre alla grande. Ottima notizia davvero, non ci stanchiamo di ripeterlo. Sempre Gioria, scodella per Kasper Treier, duetto tra biondi, ancora con Gioria coinvolto, 2 secondi per tirare, va al tiro al leone, era pronto a volare proprio Kasper Treier. Si conclude il possesso della PMS con l'infrazione di 24 secondi e allora continua Cento a portare avanti la sua prestazione. 3 minuti 55 secondi alla fine di questa gara 2 e sarà Sabatino ovviamente a portare sul pallone prima di passarlo a Brighi. Ancora il giocatore nativo di Pollena Trocchia che ribalta, eccolo qua D'Alessandro, dentro il pallone per Botteghi, un po' più di spazio del solito questa sera per lui, per ovvi motivi. Va per terra Brighi, chiama il fallo, gli arbitri anche questa volta non hanno pietà, ecco, non gli vengono incontro. Penetrazione di Smorto che va a cercare Agbogan sugli scarichi. Niente da fare neanche per questa conclusione pesante del 19enne. Andreaus, D'Alessandro va a trovare ancora Sabatino da 3 punti, sbagliato. A rimbalzo c'è solo Giorgio Di Bonaventura e adesso Agbogan che va al tiro da 2 punti, una posizione da cui sta avendo sempre più familiarità nel corso di questa stagione. Non in questo caso perché la conclusione gli esce. Manovra allora Cento dall'altra parte, D'Alessandro, Andreaus. Questo è un qualcosa che hanno fatto molto molto spesso i ragazzi di Benedetto e molto molto bene questa sera, i continui ribaltamenti di lato da una parte e dall'altra per far muovere la difesa e per uccellarla con le conclusioni da lontano. Smorto va fino in fondo e poi sfila davanti alla panchina di Cento, in particolare davanti a Benfatto che tra l'altro proprio ieri ha festeggiato i suoi 32 anni e allora è il caso di fargli buon compleanno. Direi che il regalo se l'è fatto da solo con questa prestazione fantastica sua e dei suoi compagni. Intanto è anche bello sottolineare come la prestazione fantastica di Cento sia sottolineata anche dai cori dei suoi tifosi approdati non tanto copiosamente, ecco, quanto in gara 1, ma comunque in quantità considerevole al Palaruffini questa sera e direi che i ragazzi in campo con la maglia biancorossa se lo meritano anziché no. Brighi va via a Riccardo Cantapan che si incolpa immediatamente della scorrettezza. 2 minuti e 12 alla fine, è andato a sedersi intanto adesso Leone Gioria
così come Franz Conti. Il colloquio col fisioterapista prosegue, vediamo un Gioria abbastanza tranquillo, adesso una borsa del ghiaccio per lui su quella mano, situazione che verrà monitorata assolutamente in settimana, con la speranza, ecco, di avere il numero 8 al meglio per gara 3 e oltre. Smorto insiste con il suo palleggio e poi arriva Giorgio Di Bonaventura dagli scarichi. Niente da fare, neanche in questo caso. Conclusione da tre punti maledetta per 100 in gara 1 e conclusione da tre punti maledetta per la PMS in gara 2. Va dentro Sabatino, va a sbagliare il numero 18 rimasto dell'alto, numero 18 Riccardo Cattapan, che poi fa partire in contropiede Smorto. 14 secondi per tirare, pick and roll tra piccoli da Smorto e Arbogan, che poi prova a penetrare. Bellissimo raddoppio della difesa di 100, raddoppio emblematico di quella che è la bontà totale a 360 gradi, ecco, della prestazione della Valtur, che nonostante il nulla cosmico in cui si sta giocando si adopera comunque per fare il meglio che può. Sbaglia però la conclusione da vicino Botteghi, stesso che viene comunque mantenuto, e PMS che adesso comunque d'orgoglio prova ad opporsi con Allen Agwagan, che tenta di uncinare, ecco, il pallone agli avversari. 53 secondi, 84 centesimi. Mi sembra di dire, di poter dire, che l'unica certezza che si porta a casa da questa partita è che sarà molto complesso rivedere una PMS così, perché questi ragazzi ci hanno fatto vedere di saper reagire sempre benissimo alle, devo dire, poche difficoltà in cui sono incappati quest'anno. Assolutamente, come abbiamo detto prima, questa non è la vera PMS, non è la vera Almag, quella che ci ha fatto innamorare quest'anno. Questo è un passo falso, niente più che un passo falso contro una grandissima squadra, che ovviamente ha favorito questo passo falso da parte dei ragazzi di Pansa. Però adesso, tra un paio di giorni, di nuovo palla 2 e si ricomincia da 0-0, come se nulla fosse. Il basket dà, il basket toglie, come si diceva nella presentazione di qualche partita fa. Bello vedere come ad applaudire adesso è anche il pubblico di Moncalieri, una Moncalieri che questa sera esce sconfitta, e ancora applausi per la Baltur 100 che si impone al Palaruffini col punteggio di 82-52. E allora sugli applausi, sulle immagini delle squadre che si salutano, si chiude il nostro collegamento. E allora, da parte di Jacopo Bertone e Filippo Arduino, grazie per aver scelto queste voci. Buona serata, ci si risente alla prossima Palla 2.